Buongiorno, la seduta è aperta, invito il deputato segretario a dare la lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta del 29 maggio 2023, articolo 11 del regolamento. Presidenza Sergio Costa. La seduta comincia alle 12.35 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 26 maggio 2023. Il Presidente dà conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei, dei lavori le deputate Manzi, Piccolotti e Orrico. Il Presidente rende precisazioni. Si passa alla discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge numero 596, 659, 952, 991A nella quale intervengono il relatore Cangiano e i deputati Patriarca, Manzi, Miele, Cherchi, Peris, Bicchielli e Piccolotti. Chiusa la discussione ed in assenza di repliche, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge di ratifica all'ordine del giorno. Intervengono sulla proposta di legge 912 la relatrice Gardini e il deputato Di Giuseppe, sulla proposta di legge numero 915 la relatrice Gardini e il deputato Di Giuseppe, sulla proposta di legge numero 916 il relatore Billi e la deputata Gardini, sulla proposta di legge 913 ed abbinato disegno di legge il relatore Coin e la deputata Gardini. Sulla proposta di legge numero 914 il relatore Battilocchio e la deputata Gardini. Sul disegno di legge 974 ed abbinata proposta di legge la relatrice Gardini e i deputati di Giuseppe e Billi. Chiuse le rispettive discussioni in assenza di repliche, il seguito dell'esame dei provvedimenti è rinviato ad altra seduta. La seduta sospesa alle 14.20 è ripresa alle 14.25. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si passa alla discussione sulle linee. Si passa la discussione sulle linee generali delle mozioni Caso numero 139 e Manzi numero 147, nella quale intervengono le deputate Orrico, Manzi, Raffa, Laporta e Piccolotti. Chiusa la discussione, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta. Si passa la discussione sulle linee generali delle mozioni Braga numero 143 e Francesco Silvestri numero 146, nella quale intervengono i deputati Stefanazzi, Francesco Silvestri, Quartini, Tabacci, Gardini e Zanella. Chiusa la discussione, il seguito dell'esame. Rinviata ad alta seduta. La seduta termina alle 16.40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 30 maggio 2023. Se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che senza articolo 46,2 del regolamento. I deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna. Sono complessivamente 72, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto scenografico della seduta odierna. Il Ministro, per i rapporti con il Parlamento, con una lettera in data 29 maggio 2023, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 1 del Regolamento in sede referente alle commissioni riunite prima e quinta. Conversione in legge del decreto legge 21 maggio 2020 numero 57, regante misure urgenti per gli enti territoriali nonché per garantire la tempestiva attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. L'ordine del giorno rega lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3437 presentata dai deputati Padovani e Almici che ha ad oggetto intendimenti del governo in materia di politiche di integrazione e inclusione delle persone con disabilità. Alla luce di un episodio verificatosi in una struttura alberghiera in Trentino Alto Adige. Il Ministro per la disabilità Alessandra Lucatelli ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministro. Grazie presidente, grazie anche agli onorevoli interroganti perché mi danno la possibilità di ribadire importanti concetti che derivano dai principi sanciti dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, che in Italia è stata ratificata nel 2009 e sui quali abbiamo tutti il dovere di impegnarci al massimo, come istituzioni, come mondo privato, come terzo settore e come cittadini, per realizzare la piena inclusione e partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità sulla base dell'uguaglianza, della non discriminazione del diritto di tutti ad avere una vita dignitosa, dobbiamo unire le forze, migliorare le norme ma anche adottare una nuova prospettiva. L'interrogazione alla quale rispondo riguarda le vacanze di Tommaso e della sua famiglia, un periodo di svago che avrebbe dovuto rappresentare un momento di felicità e di spensieratezza per tutti loro e che invece si è interrotto dopo pochi giorni a causa di un episodio inaccettabile e ingiustificabile. Ho ribadito più volte che, per poter garantire il rispetto a tutte le persone, non bastano le norme, ma serve anche un impegno condiviso da ogni persona che, a diverso titolo, rappresenta l'interlocutore quotidiano nelle relazioni, nei servizi, nelle attività. L'episodio è noto e la famiglia di Tommaso po poco dopo l'inizio della vacanza è stata invitata a svolgere i momenti del pasto in una saletta isolata all'interno della struttura, anziché nel salone principale con tutti gli altri ospiti. Ho avuto il piacere di incontrare la mamma di Tommaso, alla quale ho telefonato il giorno successivo all'accaduto. La signora Cecilia è una donna forte, determinata, realizza progetti per un'associazione e in collaborazione con molte altre. Promuove libri che parlano di storie complesse legate alla disabilità e sostiene numerose attività in ambito ricreativo e, e sportivo. Quella di Tommaso è una famiglia solida, che ha saputo reagire davanti a una richiesta dettata dal pregiudizio e dalla scarsa sensibilità così come ho appreso non solo dalla stampa ma anche dal racconto della stessa mamma. La signora Cecilia ha portato i fatti all'attenzione mediatica, rivendicando l'ingiustizia di sentirsi esclusi o allontanati sulla base di un preconcetto e o per via di una disabilità. Questa mattina la signora mi ha anche aggiornata circa la causa che inizierà il 4 marzo 2024 e nella quale chiederanno risarcimento di un euro simbolico. Questo per attenzionare tutti al tema del rispetto e dell'inclusione. C'è molto su cui riflettere perché questa e altre storie non dovrebbero accadere. È chiaro che, se le premesse sono queste, la strada da percorrere per la piena inclusione delle persone con disabilità è ancora lunga. Da queste vicende emerge quanto sia necessario intervenire su più fronti dal punto di vista normativo per migliorare le leggi e garantire più risorse per l'accessibilità universale, dal punto di vista culturale per la sensibilizzazione e l'induzione al cambio di prospettiva e in collaborazione trasversale con tutti i livelli istituzionali e i diversi ministeri per una più ampia azione politica di attenzione e di inclusione. Per evitare episodi come quello che ha coinvolto Tommaso e la sua famiglia è necessario innescare un percorso virtuoso di eliminazione delle barriere fisiche, tecnologiche, dell'informazione e della comunicazione, ma anche culturali. Dal mio insediamento ho subito iniziato a promuovere una campagna di sensibilizzazione e di cambio di prospettiva rispetto al tema delle disabilità, come nel caso dell'incontro con la mamma di Tommaso, ma anche di Giada, la ragazzina con sindrome di Down, che è stata insultata sui social. O di Camilla, alla quale è stato negato un prolungamento del contratto d'affitto a causa dell'arrivo del suo cane guida. L'impegno è costante e abbiamo finanziato anche numerosi progetti per il turismo inclusivo e accessibile. Abbiamo attivato dei fondi dedicati ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche per i comuni, ma anche investimenti nel campo della cultura, del turismo, dello sport, dell'arte e del tempo ricreativo. Ognuno può dare il proprio contributo per immaginare comunità migliori nelle quali ogni persona rappresenta un incentivo all'innovazione e all'investimento del territorio, quindi un valore aggiunto. Nel corso della Presidente Legislatura 30 milioni del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità sono state ripartite alle Regioni per lo sviluppo di progetti che riguardano il turismo accessibile e sono in corso di realizzazione nei diversi contesti territoriali, marittimi, lacuali, montani, nei percorsi naturalistici e storico-artistici. Anche, per il supporto, anche il supporto al terzo settore per progettualità innovative dal punto di vista tecnologico è un importante volano per l'accessibilità e la fruibilità dei luoghi e degli eventi a tutti i livelli istituzionali. Abbiamo da poco ripartito 12 milioni di euro per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, nella legge di bilancio 2022 è stato istituito un fondo per l'accessibilità turistica, in particolare per assegnare una certificazione di qualità nelle strutture. Le categorie che potranno fare domanda di certificazione e accedere ai finanziamenti del fondo, la cui dotazione complessiva ammonta 18 milioni di euro, comprendono gli esercizi alberghieri ed extraalberghieri, gli stabilimenti termali, balneari, ma anche le strutture sportive, le cui discipline sono maggiormente interessate dai flussi turistici. Insieme al Ministro del Turismo, che è particolarmente attento e sensibile al tema, abbiamo istituito un tavolo tecnico per rivedere la prassi UniPDR 130. 2021 proprio riguardo alle certificazioni. E questo l'abbiamo fatto coinvolgendo le confederazioni che rappresentano le persone con disabilità, Fund e FISH. Avalendomi dei contributi ricevuti dal ministero del Turismo, ricordo anche gli interventi previsti nell'ambito del PNRR, tra questi l'investimento Tourism Digital Hub, finalizzato a realizzare una piattaforma web dedicata al collegamento dell'intero ecosistema turistico per il potenziamento e l'integrazione dell'offerta. Il sistema è predisposto in maniera tale da garantire l'accessibilità delle persone con disabilità, migliorando anche la loro esperienza con funzionalità specifiche. Inoltre, per quanto riguarda il Ministero della Cultura, è previsto un investimento da 500 milioni di euro per la digitalizzazione del patrimonio custodito nei musei, negli archivi, nelle biblioteche, nei luoghi della cultura, ma anche 300 milioni di euro per rimuovere le barriere fisiche e cognitive che ancora persistono in questi luoghi, al fine di assicurarne l'effettiva accessibilità da parte delle persone con disabilità. Per questo investimento articolato in quattro linee di intervento sono pubblicati i decreti di riparto delle risorse e in approvazione le graduatorie. Ulteriori interventi sono poi previsti sul fronte della mobilità, direttamente collegato a quello del turismo accessibile, con varie iniziative messe in campo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia per l'applicazione del contrassegno unificato disabili europeo Cude su tutto il territorio nazionale, sia per lo stanziamento di contributi ai comuni per la creazione di aree di sosta per i veicoli delle persone con disabilità. So che anche il Parlamento si sta muovendo per la presentazione di proposte adeguate alla piena fruibilità dei luoghi di vacanza e degli spazi ricettivi per tutti. Si tratta di temi trasversali che mi auguro possano sempre essere condivisi da tutti. L'obiettivo che dobbiamo gradualmente perseguire attraverso questa serie di misure e di interventi è, come dicevo, quello di un cambio di prospettiva, soprattutto dal punto di vista del superamento delle barriere culturali. Lo dico pensando a Tommaso. Maso e alla sua meravigliosa famiglia, ma anche alle tante altre persone che nella loro stessa condizione sono rimaste in silenzio. Lo dico anche pensando alle molte, moltissime aziende e strutture ricestive, dove decisioni e strategie sono lasciate anche al buon cuore di chi gestisce il rapporto con il cliente. Dobbiamo saper cogliere questo momento storico e sociale di cambiamento, saper rispettare tutti e immaginare percorsi di investimento che tengano conto della fruibilità degli spazi, non solo dell'accessibilità, di fornire informazioni affidabili e anche un'ospitalità accessibile. La strada da percorrere è ancora lunga, ma il tempo di transizione che viviamo deve portarci a considerare l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità come aspetti non più negoziabili. Dobbiamo invertire le priorità e immaginare che nel momento in cui decidiamo di progettare strutture, eventi, servizi, attività, lo dobbiamo fare per tutti. Si tratta di un grande salto di qualità e di civiltà che rende più forti e coese le nostre comunità. E tutto il nostro paese. Si tratta di norme, scelte istituzionali, ma anche delle azioni che ogni singolo cittadino nel suo ruolo può compiere con un gesto accogliente nei confronti degli altri. Grazie. Grazie a lei, Ministro Locatelli. Il Deputato Padovani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Sì, grazie signor Presidente, grazie signor Ministro. Sono soddisfatto di questa risposta che pone la massima attenzione alla storia di Tommaso, ma ancora di più mette in evidenza la determinazione e gli intendimenti che il Governo pone in materia di politiche di integrazione e inclusione alle molte persone con disabilità e alla salvaguardia e protezione delle loro famiglie. Nel corso di questi primi mesi di governo, infatti, sono tangibili le proposte concrete a sostegno di inclusione, accessibilità e vita indipendente per chi ha necessità di maggiore sostegno. I diritti delle persone con disabilità sono tematiche centrali con cui il governo, lo si deve riconoscere, fin dal primo giorno sta lavorando con grande impegno. Ho avuto modo di approfondire alcuni progetti finanziati dal suo Ministero, tra cui il progetto STAI. Servizi per un turismo accessibile e inclusivo, una proposta sicuramente innovativa dove si lancia un nuovo modello di turismo inclusivo con percorsi formativi di inserimento lavorativo per le persone con disabilità, progetti che coinvolgeranno entro la fine del 2023 tutte le regioni italiane. La promozione di queste iniziative metterà sicuramente in luce quelli che sono i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie per dar loro risposte puntuali ed adeguate. I dati ci dicono che coloro i quali hanno problemi di salute, nonché gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali, sono oltre il 5% dell'intera popolazione, ossia 3 milioni e 150 cittadini. Dare centralità alle persone al fine di migliorarne la qualità della vita deve essere il punto di partenza naturale. Con il Piano Nazionale sulla Disabilità, elaborato dall'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, confido saranno implementate le strategie e le azioni da intraprendere nei prossimi anni, mettendo al centro il progetto di vita, i percorsi di autonomia e vita indipendente. Importante sarà sicuramente, come del resto ha già avuto modo di ribadirlo, signor Ministro, guardare la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità da rispetto della persona e della consapevolezza che oggi è prioritario promuovere e rafforzare a tutti i livelli la collaborazione tra istituzioni, enti del terzo settore e associazioni. L'azione proposta attraverso la legge delega con la riduzione dell'estrema frammentazione di norme e di fondi offrirà maggior celerità anche nelle vostre scelte. Il Fondo per le periferie inclusive è un segno tangibile del vostro lavoro. Grazie. Quindi, signor Ministro, un grazie sincero dai tanti tommaso che quotidianamente in Italia cercano una vita migliore. Sono certo che grazie al lavoro di questo governo e del suo ministero potranno guardare con fiducia e ottimismo il loro futuro. Ringrazio il deputato Padovani, a questo punto mi risulta che il deputato Cangiano abbia parlato con tutti gli altri interroganti e quindi vi sia un'intesa nel senso di passare direttamente all'interrogazione numero 3435 presentata dai deputati Cerreto e Cangiano, appunto, che ha ad oggetto iniziative di competenza per la regolare funzionalità degli uffici del giudice di pace del Tribunale di Santa Maria Capua Il sottosegretario per la giustizia, Andrea Del Masso, delle Veto, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, sottosegretario. Grazie, presidente. <coughs> Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato deve essere innanzitutto ricordato che la scopertura media nazionale del personale amministrativo si attesta al 21,83%. Quanto alle specifiche iniziative poste in essere per far fronte a tale scopertura corre l'obbligo di evidenziare l'attività di reclutamento che questo di Castero ha avviato sin dal 2020. In particolare ha consentito tale attività l'assunzione di 8.607 risorse umane nell'intero territorio nazionale. Trattasi peraltro di una quantificazione che può dirsi come dire per difetto atteso che non tiene conto dell'ulteriore implementazione di circa 11.000 unità per l'esattezza 11.427 unità addetti al eh, cosiddetto ufficio del processo, giungendo così ad una complessiva assunzione di 20.034 unità. Venendo più nel dettaglio alla tematica affrontata dagli onorevoli interroganti, va rimarcato che nell'ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capovetere, a fronte di una dotazione organica di 16 unità, prestano servizio 11 risorse registrandosi quindi una scopertura del 31% significativamente superiore a quella della media nazionale inoltre le vacanze registrate nei vari profili interessano diverse figure professionali per quanto riguarda i cancellieri abbiamo tre vacanze su quattro posti in organico per quanto riguarda l'assistente di giudiziario una su cinque per quanto riguarda gli ausiliari abbiamo una vacanza su due si segnala inoltre la totale copertura del profilo però di direttore di, direttore di operatore giudiziario mentre quello di funzionario giudiziario risulta in sovrannumero in forza della riqualificazione ottenuta proprio nel mese di dicembre 2022 da due unità di cancelliere. Va sottolineato per dare una risposta alla, eh, in, agli interroganti che nel piano del fabbisogno 2023-2025 Emerge la chiara volontà di questo di di sopperire quanto più possibile alle carenze di personale amministrativo attesa la loro incidenza sul sistema della giustizia anche oltre al personale invece togato. Ciò di certo avrà una ricaduta eh, 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 e un effetto positivo anche in relazione all'ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capovetere, a Capovetere la scopertura di organico attuale che è sicuramente superi significativamente superiore a quella della media nazionale. Per quanto riguarda più nel dettaglio l'attività di reclutamento prevista nell'arco di tempo che va dal 2023 al 2005, nel 2025, sono previste l'assunzione di 7.854 unità, di cui 1.051 nell'area funzionari, 6.624 nell'area assistenti, 179 nell'area dirigenti. A ciò. Deve essere ulteriormente aggiunto il contingente di 3.600 unità di personale amministrativo non dirigenziale per le quali l'assunzione è prevista da varie fonti normative così che le unità complessive raggiungano gli 11.545 sempre nel, fa, nel piano del fabbisogno 2023-2025. A ciò deve essere ancora aggiunto il fatto che è stata prorogata inizio, da, dal governo eh, eh, quasi a ridosso dell'insediamento, è stata prorogata la, la scadenza dei contratti individuali a tempo determinato sottoscritti dal personale con qualifica di operatore giudiziario e la quasi contestuale stabilizzazione degli stessi che è intervenuta eh, nel successivo provvedimento utile eh, della, eh, di questo governo si evidenzia in via conclusiva che ha lo scopo di fronteggiare alle ulteriori criticità che nel frattempo in attesa della soddisfazione per il tramite del piano del fabbisogno 2023-2025 dovessero sopravvenire ulteriormente presso eh, Santa Maria Capoavetre ed eventualmente determinate da pensionamento di unità piuttosto che da altre situazioni di carattere soggettivo, malattie o maternità, l'organico del personale amministrato all'ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capoavetere potrà essere implementato facendo ricorso all'Istituto della Mobilità Temporanea del personale prevista dall'articolo dall 20 dell'accordo sottoscritto in data 15 luglio 2020. Dal punto di vista della seconda questione posta dagli onorevoli interroganti, ovvero sia la mancata informatizzazione dell'ufficio di pace di Santa Maria Capoavetere, va messo in evidenza che la Direzione Generale e per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia e l'analisi scientifica, e le politiche e coesione di questo di dicastero ha trasmesso una relazione in data 19 aprile dal direttore del CCA di Napoli da cui emerge che la richiesta di assistenza proveniente dall'indicato ufficio di pace ricompreso nell'ambito del CCA di Napoli sono state tutte successivamente ma prontamente soddisfatte. Successivamente intendo rispetto all'interrogazione dell'onorevole interrogante. Che le dotazioni di hardware oggi risultano essere idonee e che non risultano criticità quanto alle reti e agli applicativi ministeriali. Evidentemente gli onorevoli interroganti potranno verificarlo di persona o segnalare eventuali ulteriori disservizi relativi al CCA. Va ricordato sul punto, e ho concluso, che eh, con nota estesa in data 21 aprile 2023 il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capuavetere ha precisato che nessuna specifica richiesta da parte di personale in servizio presso l'ufficio indicato, cioè quello del Giudice di Pace, risulta essere poi successivamente pervenuta alla Presidenza del Tribunale in ordine a problematiche di stretta competenza del CCA e quindi si ritiene di aver soddisfatto anche quelle esigenze puntualmente rammostrate dagli, dagli onorevoli interroganti. Ringrazio il sottosegretario del Mastro delle Vedovi. Il deputato Cangiano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego deputato Cangiano. Grazie Presidente. Io ringrazio il sottosegretario. Le sue parole confermano l'impegno che il Governo sta mettendo non solo nel ricepire le stanze di territori ma al tempo stesso, nel porre in essere tutti gli strumenti necessari per la risoluzione delle annose problematiche che hanno attanagliato il sistema giustizia. È importante, quando alle sollecitazioni dei territori vi sia una pronta risposta da parte delle istituzioni. Questo dà fiducia ai cittadini e chi rappresenta, insieme alle forze dell'ordine e alla magistratura, una sentinella di legalità sui territori, come sono appunto i consigli degli ordini forensi. E nel caso specifico il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capovedere, presieduto dall'Avvocato Angela Del Vecchio, a cui va il mio saluto ed incoraggiamento a continuare a lavorare per affrontare le problematiche del Foro, spronandoci sempre ogni qualvolta se ne ravvede la necessità. Perché. Un tribunale che funziona a pieno regime è utile non solo per la classe forense, non solo per il personale che potrà lavorare con maggiore efficienza, non solo per i magistrati che potranno affrontare con maggiore serenità i giudizi a loro sottoposti, ma soprattutto sarà utile per i cittadini che finalmente potranno sentirsi sicuri e garantiti dallo Stato, perché consapevoli di ottenere la certezza del diritto in tempi ragionevoli. E questo impegno è quanto mai fondamentale perché è rivolto ad un territorio che, insieme a quello del Tribunale di Napoli Nord ed in particolare anche l'ufficio del Giudice di Pace di Aversa, è sommerso da un arretrato diventato ormai inaccettabile, che di fatto purtroppo allontana i cittadini dal senso di giustizia perché ormai sfiduciati dall'intollerabile ritardo accumulato. Possiamo ritenerci soddisfatti? dei primi interventi messi in campo da questo esecutivo, tuttavia auspichiamo che Terra di Lavoro e i suoi tribunali abbiano quanto prima un'ulteriore disposta sia in termini di risorse come lei ci ha anticipato che di organizzazione infrastrutturale capace di riportare ad una completa funzionalità degli stessi. Grazie. Grazie a lei, deputato Cangiano. A questo punto passiamo all'interpellanza numero 260 presentata dal deputato De Bertoldi che ha oggetto iniziative normative in ordine alle procedure espropriative per reti di comunicazione elettronica. Chiedo al deputato De Bertoldi se intende illustrare la sua interpellanza, mi pare di sì, quindi le do volentieri la parola. La ascoltiamo, prego. La ringrazio Presidente, e naturalmente ringrazio anche anticipatamente il sottosegretario per la risposta che vorrà fornirci. Vede, questa interpellanza nasce innanzitutto da un principio, il principio del grande valore che per il Centrodestra e ovviamente per Fratelli d'Italia ha il concetto di proprietà, la tutela della proprietà privata. Infatti cosa sta succedendo? Sta succedendo, e tante rimostranze abbiamo avuto in questi ultimi mesi, che le società di gestione, le società di servizi legate al settore delle infrastrutture e delle telecomunicazioni stanno contattando i, le imprese, i titolari di rapporti di locazione, cioè quelle persone... Che hanno locato a medio-lungo termine il diritto di superficie dei propri terreni o dei propri immobili a queste società di telecomunicazione. Pensiamo ad esempio alle classiche antenne che noi vediamo sui, sui tetti del, delle nostre case, ebbene, queste persone, questi titolari di un inviolabile diritto di proprietà, vengono contattati da queste società di gestione le quali propongono loro l'acquisto, non più la locazione, ma l'acquisto del diritto. E questo fino a qui non ci sarebbe nessun problema, non sarebbe male assolutamente. Il problema è che loro gli propongono l'acquisto a un prezzo predeterminato e quindi il titolare della proprietà o deve accettare questo prezzo Oppure cosa succede? Succede ahimè che in virtù di un decreto legge convertito in legge lo scorso luglio dal governo Draghi, queste società private subentrano di fatto all'ente pubblico, ai comuni, nella possibilità di espropriare il privato. Quindi se il privato non accetta la proposta di acquisto fatta da queste società dei servizi e di gestione del settore infrastrutture e telecomunicazioni, se non le accetta, può essere oggetto di esproprio per pubblica utilità, appunto in virtù di questa legge dello scorso anno. Questo è un passaggio che non ci convince, in quanto me, prima... I titolari di questo diritto, cioè prima di questo decreto legge, dell'articolo 30 bis del decreto legge 50, titolari di questa funzione erano i comuni che ovviamente hanno un'investitura politica, hanno un'investitura da parte dei cittadini, conoscono il territorio e hanno da tutelare in primis un interesse generale. Oggi questo diritto a seguito di questa normativa è in capo alle società di gestione del settore. Quindi, ritengo quindi che vi sia una violazione del diritto di proprietà, anche perché la pubblica utilità è comunque garantita, signor sottosegretario, da questi contratti a lungo termine che permettono comunque di avere un lasso temporale nel quale, ovviamente, se non è possibile arrivare ad una compravendita della proprietà, si possa operare su altri fronti. Quindi le società del settore non devono avere la possibilità di intervenire con un esproprio violando la proprietà privata, perché hanno tutto il tempo eventualmente per rivolgersi altrove. Quindi su questi argomenti io chiedo e concludo anche in anticipo sui tempi previsti questa mia introduzione. Chiedo al sottosegretario e al governo che... Sappiamo aver dimostrato nei fatti sempre l'attenzione alla proprietà privata, la tutela della proprietà privata, che per noi del centrodestra è un principio irrinunciabile. Chiedo al Governo innanzitutto se è stato fatto un monitoraggio sugli effetti e sulle applicazioni di questo decreto legge dello scorso anno del Governo Draghi e quindi eventualmente quali azioni normative intende intraprendere

Massimo Bidonci ha facoltà di rispondere. Grazie Prego, eh, Presidente, grazie Onorevole De Bertoldi. Eh, L'atto in parola si sofferma sulle modifiche apportate al codice delle comunicazioni elettroniche che è modificato con decreto legislativo, come lei ricordato, 207 del 2021 che ha dato attuazione a una direttiva eh, UE che è la 1972 del 2018. L'onorevole interpellanti sofferma in particolare sulle novità introdotte dal decreto numero 50 del 2022. A tal proposito è stato previsto che per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessaria realizzazione degli impianti e delle opere l'operatore possa esperire la procedura di esproprio prevista dal testo unico sugli espropri e che tali disposizioni siano applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere in parola risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica. Alla luce di tali modifiche L'onorevole interpellante esprime perplessità sulle implicazioni pratiche dell'insieme delle novelle sopra descritte e chiede una modifica del quadro normativo. Si ritiene infatti che tale misura riconoscerebbe agli operatori delle telecomunicazioni elettroniche la possibilità di ricorrere direttamente alla procedura espropriativa in qualità di autorità espropriante, in quanto soggetto privato al quale sia stato attribuito il potere di espropriare in base ad una norma al DPR 327-2001, articolo 3,1 lettera B. A riguardo si ritiene opportuno sottolineare che il sistema normativo nel suo complesso è in grado di assicurare un'adeguata garanzia di legalità del procedimento espropriativo in tutte le sue fasi, in tutte le sue forme, in cui in concreto può svolgersi, in conformità ai principi espressi in materia di giurisprudenza nazionale e euro-unitaria. Infatti, il procedimento espropriativo, anche in materia di telecomunicazioni, sia pure con peculiarità, è naturalmente soggetto al rispetto del testo unico in materia di espropriazione. Una prima garanzia per i proprietari risiede nel fatto che, prima dell'emanazione del decreto di esproprio, che è l'atto conclusivo che si pone a valle della procedura, occorrerà sempre che l'autorità pubblica in prima a monte il vincolo preordinato all'esproprio sul bene da espropriare. In tal modo ci sarà sempre la pubblica autorità a dare conto della ponderazione dell'interesse pubblico alla realizzazione della rete TLC con quello dei privati incisi dal potere. Peraltro, nel caso di espropriazione disciplinata del codice civile delle comunicazioni, la procedura espropriativa potrà essere avviata solo laddove non sia stato possibile percorrere altre strade attraverso gli strumenti consensuali offerti dall'ordinamento. Infatti, e qui un'ulteriore garanzia per i privati: lo stesso Codice delle Comunicazioni precisa che la procedura di esproprio per pubblica utilità possa essere esperita dopo che siano andati falliti o non sia stato possibile effettuare i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti e, in ogni caso, in conformità delle disposizioni di cui ha citato testo unico in materia espropri. Infatti gli operatori dovrebbero procurarsi sul mercato e con gli ordinari strumenti consensuali di diritto civile la disponibilità delle aree dove impiantare le stazioni radio e le altre infrastrutture connesse. È chiaro che, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, non vi è un dovere dell'amministrazione di esercitare il potere espropriativo, ma restano integri i suoi poteri valutativi, rappresentando l'esproprio l'estrema razio. Per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni, sia ad uso pubblico che di pubblica utilità, per l'evidente sacrificio che comporta il diritto di proprietà. In definitiva, tale procedura si potrà ricorrere solo nel caso di conclamata impossibilità a realizzare altrimenti la rete e, dunque, dopo le preliminari e doverose valutazioni discrezionali dell'autorità pubblica competente alla posizione del vincolo preordinato allo sproprio sul bene. In ragione dell'esigenza di realizzare opere che sono per legge dichiarate di pubblica utilità. Solo a valle della procedura potrà intervenire l'operatore delegato per legge nella fase finale del procedimento volto all'emanazione del decreto di esproprio. Qualora questi principi e queste regole non siano rispettati, ben potrà il privato ottenere tutela attraverso ovviamente l'impugnativa giurisdizionale dei provvedimenti ablatori e che. Ritengono affetti da illegittimità. Analoghe considerazioni si pongono per lo strumento introdotto, citato, comma 1 bis, articolo 44, che prevede l'applicabilità dell'articolo 51, comma 3, anche nei casi in cui gli impianti e le opere risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica. È evidente che il fatto che le opere siano state realizzate non consente di per sé il ricorso alla procedura di esproprio. Infatti occorrerà sempre che si dia conto delle motivazioni, degli atti della procedura, dell'esistenza di imperative esigenze pubbliche di garantire la continuità del servizio TLC e che non sia stato possibile soddisfare tali esigenze attraverso il ricorso ad altre strade consensuali. lo stesso Codice delle Comunicazioni rinvia quale esercizio del diritto di prelazione o diritto di scatto all'articolo 51,4, ovvero altro accordo consensuale tra le parti per consentire l'utilizzo attraverso contratti costitutivi di diritti reali o personali. Allora, in base a quanto esposto, si ritiene di poter rassicurare l'onorevole interpellante in ordine ai timori dello stesso espressi. Tuttavia, si rimane disponibile a valutare nel corso dei lavori l'adozione di disposizioni integrative e correttive al del codice delle comunicazioni elettroniche in corso di svolgimento presso gli uffici del MIMIT, eventuali proposte migliorative e chiarificatrici del quadro normativo in linea con le pertinenti pronunce giurisprudenziali interne ed euro-unitarie. Ringrazio. Il sottosegretario Bitonci, il deputato De Bertoldi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta data alla sua interpellanza. Prego, deputato Bertoldi. Grazie, Presidente. Io eh, mi dichiaro soddisfatto della risposta del sottosegretario Bitonci eh, che ha sicuramente temperato le mie preoccupazioni sulla tematica. In particolar modo ho apprezzato e apprezzo il fatto che sia stato chiarito eh, il ruolo preventivo che comunque ha la pubblica amministrazione nell'eventuale procedura di esproprio e anche il fatto che eh, sia stato chiarito come non vi debbano essere altre diciamo, possibilità per appunto le installazioni per poter ricorrere a questo strumento, che chiaramente noi non vediamo certamente con favore apprezzo via più eh, sottosegretario anche la disponibilità a, a valutare ulteriori diciamo, proposte migliorative. Ecco, io credo anche per delle sentenze che ho avuto modo di vedere, credo che forse non sempre è stata la normativa compresa a pieno o forse non sempre è stata applicata a pieno e quindi e il eh, cittadino eh, si è trovato come parte logicamente più debole il titolare della proprietà rispetto a la, la, grand, la società di telecomunicazioni si è trovato probabilmente nel non conoscere perfettamente i suoi diritti. Ecco, io credo quindi che queste sue considerazioni aiuteranno coloro che sono coinvolti in questo percorso e gli eventuali eh, diciamo, addendum che assieme a livello anche parlamentare nel dialogo con il Governo riusciremo a proporre per rendere ancora più chiaro e più sicuro questo percorso saranno positivi. Quindi mi dichiaro soddisfatto e, e, e mi permetto di eh, incitare il sottosegretario e Governo a dare il più possibile una chiarezza su questa normativa, proprio perché va ad incidere su un tema fondamentale, quello che è il diritto alla proprietà. Grazie. Grazie a lei eh, deputato De Bertoldi. Passiamo all'interrogazione 3.346 che la vede ancora eh, protagonista insieme al presidente Foti che ha oggetto iniziative normative volte a rivedere la disciplina del codice delle assicurazioni private con particolare riferimento alle competenze dell'IVAS in materia di obblighi informativi degli intermediari. Il sottosegretario per le imprese del Made in Italy, Massimo Bidonci, ha facoltà di rispondere. A lei la parola. Grazie, grazie Presidente, grazie onorevole. Eh, con l'atto in parola si fa riferimento alle competenze dell'IVAS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, in materia di obblighi informativi degli intermediari prevista dal codice delle assicurazioni private. Come è stato ricordato dall'onorevole interrogante, infatti, con nota del 1 febbraio scorso, il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione, che è lo SNA, ha chiesto il rinvio delle disposizioni del regolamento IVAS, che è il numero 51 del 2022, che è attuativo dell'articolo 132 della bis, eh, considerati ragionevoli anche alla luce delle sentenze 896 e 897 del TAR del 2023 della Regione Lazio, seconda sezione Ter. Con le citate pronunce, infatti, il TAR da un lato ha accolto la tesi dell'IVAS in ordine a limitazione ai soli agenti mandatari dell'obbligo di preventivazione previsto dal regolamento IVAS. Dall'altro lato, invece, ha colto il motivo di doglianza dello SNA relativo alla previsione regolamentare che richiedeva agli intermediari la raccolta e la conservazione della dichiarazione con quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base e di aver utilizzato il famoso diciamo, servizio preventivas autonomamente. Secondo i giudici del Tarlazio, infatti, quest'ultima disposizione appare connotata da oscurità del precetto, sia in punto di necessità o meno di ottenere dal cliente una dichiarazione scritta sia in ordine all'oggetto della dichiarazione stessa, così da risultare nel suo complesso irragionevole. È proprio alla luce di tale pronuncia che, nella nota del 1 febbraio scorso, lo SNA ha chiesto il rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento IVAS 51/2022, evidenziando alcune problematiche insite nella modalità di accesso e di consultazione della piattaforma. Interpellato sul punto, l'IVAS ha precisato di aver predisposto tutti gli strumenti idonei a garantire l'accesso e la risposta per via telematica ai premi applicati alle imprese di assicurazione, anche tramite la piattaforma Preventivas in esercizio da maggio del 2021. Inoltre le modalità di accesso adottate consentono, secondo IVAS, di utilizzare il sistema senza vincoli autorizzativi e permettono di interrogare tutte le imprese assicurative operanti in Italia nel ramo RC Auto. Tra l'altro l'Istituto sottolinea che la soluzione in parola è stata adottata accogliendo le osservazioni formulate proprio dallo SNA nella pubblica consultazione relativa allo schema di regolamento proposto avvenuta il 26 marzo, 2021, dal 26 marzo 2021 al 25 maggio 2021. Ad ogni modo, IVAS, consapevole delle esigenze organizzative e in accoglimento delle richieste di proroga presentate già in sede di consultazione, ha comunicato di aver disposto termini diversi per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni per gli intermediari il 28 febbraio 2023 ossia quattro mesi dopo rispetto alla tempistica prevista per le imprese voglio sottolineare che alla luce delle segnalazioni ricevute il Mimita ha comunque chiesto all'Istituto ogni utile valutazione in ordine delle possibili criticità applicate del servizio pubblico di preventivazione online delle teleferici auto preventivas con esse l'attuazione delle disposizioni recanti al regolamento IVAS del 5, eh, numero 51 del 2022 segnalate dalle situazioni di settore a seguito della richiesta del MIMIT, IVAS ha espresso la volontà di accompagnare tutti gli operatori del mercato, collaborando con essi per il migliore funzionamento del nuovo sistema, data la portata innovativa delle norme appena entrate in vigore sotto il profilo tecnologico, di adeguamento di procedure e prassi in uso presso le imprese intermediarie. Inoltre, l'Istituto ha riferito che terrà in conto di tale situazione l'attività di vigilanza durante i primi mesi di applicazione delle nuove norme. Ringrazio Sottosegretario Bitonci. Il deputato De Bertotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego, ascoltiamo. Grazie, grazie presidente. Ma questa volta. Sottosegretario, io eh, devo eh, non, de non posso ritenermi eh, soddisfatto completamente. In quanto vede, eh, innanzitutto il tema è molto complesso e quindi io dovrò fare qualche passaggio anche per chiarire un po' meglio la situazione. Intanto eh, mi risulta dal, direttamente dal Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione che le loro osservazioni non sono state accolte. Quindi, quanto dichiarato dall'IVAS a detta loro, che ho sentito anche nelle scorse ore, non sarebbero state accolte. Questo è il primo punto che mi viene da dire al sottosegretario e quindi inviterei il sottosegretario a fare il possibile per chiarire se quanto riferito dal sindacato degli agenti di assicurazione appunto corrisponde, come ritengo, al vero. Vede, eh, qui parliamo di una normativa che a quanto mi risulta non ha eguali in Europa. Allora già qui, quando siamo gli unici a fare un qualcosa e quando questo qualcosa significa, signor sottosegretario, burocratizzazione e maggiori costi, vuol dire che qualcosa non funziona. Perché vede, stranamente, non capita spesso, sia il sindacato degli agenti di assicurazione, come l'Ania, cioè i rappresentanti delle compagnie di assicurazione e anche tante associazioni di consumatori. Quindi veramente tutta la filiera, mi viene, mi viene da dire, tutta la filiera del mondo assicurativo contesta questo regolamento, e quindi il regolamento numero 51 dell'IVAS e di conseguenza la norma primaria che è l'articolo 132 bis del testo unico delle assicurazioni. Lo contesta perché impone di fatto degli obblighi burocratici ad ogni agente di assicurazione che sono insopportabili, tant'è vero che mi risulta, come dovrebbe risultare anche al Ministero, che gli agenti si siano autodenunciati, siano in disobbedienza civile per incapacità a poter adempiere al loro ruolo. Vede, io faccio un esempio, sottosegretario. Un'agenzia media. Dai dati che anche quale responsabile del Dipartimento Assicurazioni di Fratelli d'Italia ho avuto modo di verificare, un'agenzia media ogni mese ha circa 3.000 rinnovi di polizze RC auto. Se dovesse ottemperare alle burocratiche previsioni del decreto del regolamento numero 51 dovrebbe assumere un 30-40% di dipendenti in più rispetto a quelli che hanno in carico. Cioè vorrebbe dire accrescere di un 30-40% i costi fissi di un'agenzia di assicurazioni. Ecco, io credo che basterebbe questo dato, e lo dico anche da commercialista e mi rivolgo al collega commercialista e sottosegretario Bitonci, credo che basterebbe questo dato per far capire che qualcosa non è andato nel verso giusto. Quindi io ritengo... Che eh, il Ministero, che da sempre si sta impegnando in questi sei mesi per essere più vicino al mondo dell'impresa, per liberare da lacci e lacciuoli il mercato, come il Ministro Urso ha più volte ribadito anche al Festival dell'Economia concluso poche ore fa nella mia Trento, ecco, il Ministero dell'Economia debba e il sottosegretario sono certo che condividerà con me questo percorso debba impegnarsi per eh, cambiare radicalmente questa situazione. Io personalmente ritengo che l'articolo 132 bis del Codice delle Assicurazioni potrebbe essere semplicemente cancellato. Ci rimetteremo al pari dell'Europa. Chiedo di rimettere gli agenti di assicurazione italiani al pari dell'Europa e concludo presidente, chiedo di limitare di limitare davvero questi obblighi che ricordo comporterebbero per ogni rinnovo la necessità di far vedere al cliente tutte le condizioni alternative e far sottoscrivere ad ogni cliente una dichiarazione che ha visto eccetera eccetera eccetera. Quindi obblighi burocratici assurdi che ingesserebbero il mercato, creerebbero maggiori costi dei quali poi verrebbero penalizzati ovviamente alla fine i consumatori e che ribadisco uniscono in una protesta compagnie di assicurazione, agenti di assicurazione, associazioni di consumatori. Insomma, e concludo davvero, signor Presidente, ringraziandola per i secondi che mi ha dato in più, concludo davvero con un appello a questo Ministero, attraverso il suo bravo ed abile sottosegretario, per intervenire nella filosofia che ha improntato il di Castero Urso in questi mesi. Togliamo lacci e lacciuoli, liberalizziamo, togliamo costi che non servono se non ad appesantire il mercato. Grazie. Grazie a lei, deputato Bertoldi. Comunque, mentre lei mi ringraziava, non, ave, non era ancora scaduto il tempo a sua disposizione, quindi va bene così. Passiamo all'interrogazione numero 3, 433, presentata dal deputato Caparvi, che ha oggetto chiarimenti in ordine alla disciplina delle certificazioni relative al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Il sottosegretario per le imprese del Made in Italy Massimo Bitonci ha facoltà di rispondere alle la parola Grazie presidente, grazie. Onorevole Caparvi, eh, Con l'atto in parola, gli interroganti chiedono chiarimenti in merito a alcune ambiguità eh, applicative relative alla certificazione già introdotta col decreto legge numero 73 del 2022 che attesta la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione in relazione alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. A tal riguardo si rappresenta che i criteri per la qualificazione delle attività svolte dalle imprese ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per gli investimenti di attività di ricerca e sviluppo che è stato introdotto con l'articolo 3 del decreto legge 145 del 2013 e poi esteso con la legge di bilancio del 2020, sono dettagliate in diverse fonti secondarie del MIMIT decreti ministeriali e circolari e dell'Agenzia delle Entrate attraverso risoluzioni. In particolare, in base alla vigente normativa, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e quindi anche il grado di incertezza o rischio dell'insuccesso scientifico o tecnologico che implicano. A tali criteri, in vero, si è ispirato già il primo decreto del 27 maggio 2015 della loro Ministero dello Sviluppo economico, il quale precisava. Che non si considerano attività di ricerca e sviluppo, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino delle migliorie dei miglioramenti. Sempre relativamente al criterio della novità, il successivo decreto ministeriale del 26 maggio del 2020 ha precisato che ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta assumono rilevanza di le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso e un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali in campo scientifico-tecnologico e non già il semplice progresso e avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. Dal quadro normativo richiamato emerge che il caso di difetto del requisito e la novità degli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento si configura l'indebita fruizione del credito d'imposta, con la possibilità di effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo le condizioni stabilite dall'articolo 5,7 del 12 del decreto legge 146 del 21. La verifica dell'effettiva riconducibilità delle svolte attività svolte dall'impresa all'attività ammissibile alla disciplina del credito d'imposta per il che sviluppo, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate. Quanto la relativa insussistenza risulti palese, ai sensi della normativa e dei documenti di prassi. Qualora, invece, la fattispecie oggetto di controllo risulti complessa, l'Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero delle Imprese Made in Italy di esprimere il proprio parere tecnico. Come ricorda l'onorevole interrogante, il Decreto legge 73 del 2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili. Per consentire il rilascio della certificazione, lo stesso decreto ha previsto le di di PCM che definisca i requisiti dei soggetti abilitati a rilasciarla. Lo schema di PCM in parola è stato predisposto dal MIMIT e trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze per il concerto. A seguito dell'emanazione del citato di PCM, il MIMIT pubblicherà le linee guida integrative per la corretta applicazione del credito di imposti in parola, prevista dallo stesso decreto legge 63-2022, e che saranno periodicamente aggiornate per tenere conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche apportate alla norma. Ad integrazione di quanto le ho eh, riportato finora, Devo anche aggiungere che eh, al Senato eh, è iniziata la uh, trattazione del disegno di legge delega sulla riforma del sistema incentivante. Durante i ta tavoli tecnici che abbiamo fatto al Ministero eh, per la predisposizione del disegno di legge delega, eh, io personalmente, ma anche insieme agli altri tecnici, abbiamo voluto inserire. Il concetto fondamentale delle valutazioni ex ante effettuate attraverso il sistema di certificazione. e Perché le dico questo, onorevole? Proprio perché ci siamo accorti che in questi anni, seppur questo tipo di incentivo con credito d'imposta, che ha avuto ovviamente un importantissimo sviluppo e è riuscito a incentivare tutta l'attività di innovazione del sistema Impresa Italia eh, ha bisogno comunque di una verifica eh, ex ante. Eh, questo per dare sicurezza alle nostre aziende e perché non ci siano delle verifiche ex post che mettano in difficoltà eh, il nostro sistema imprenditoriale. Quindi io dico che da adesso queste problematiche sono superate. Eh, è, è chiaro che attraverso eh, questi tipi di certificazioni Preventive si dà sicurezza ai nostri imprenditori e si elimina la possibilità di eh, successive verifiche esposte, che portano ovviamente eh, poi alla cancellazione e alla restituzione eh, dell'agevolazione di carattere finanziario. Grazie. Grazie, sottosegretario Bidoncì. Il deputato Caparvi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente, grazie Onorevole Sottosegretario Bitonci, sono soddisfatto della risposta ad una mia interrogazione che eh, tratta l'argomento appunto in oggetto del credito d'imposta per ricerca e sviluppo ma che di fatto eh, tratta l'argomento della postura politica di questo governo rispetto agli imprenditori che non è cosa banale viste le stagioni politiche passate in cui gli imprenditori sono stati chiamati e qualcuno continua a chiamarli imprenditori e quindi persone da leggere con la cultura del sospetto, mentre invece eh, noi crediamo siano uomini e donne che ogni mattina si alzano per fare grande la propria azienda, la propria società, il nostro paese per dare posti di lavoro. Ma venendo al merito dell'interrogazione sono soddisfatto perché viene colto il senso appunto di questa interrogazione rispetto a accadimenti non ascrivibili né a lei né a questo governo, ma che sono datati nel tempo e che sicuramente lasciano un po' d'amarezza in bocca appunto a tanti imprenditori che nel rispetto della legge hanno beneficiato di questo credito d'imposta per poi vedersi raggiungere negli ultimi mesi dell'anno 2022 da numerosi controlli della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate che legittimamente fanno il proprio lavoro e noi non lo mettiamo in discussione ma anche a leggere sulla stampa di settore pare di capire che questi controlli siano stati assolutamente zelanti e impattanti e quella certificazione che oggi può essere prodotta è subordinata proprio a non avere avuto alcun accesso da parte dell'amministrazione finanziaria e quindi questo di fatto esclude tutti coloro che si sono mossi secondo la legge e che oggi sì possono dimostrare la bontà delle proprie azioni e del proprio operato, ma di fatto lo devono fare in quel sentiero periglioso del contenzioso, che non è mai simpatico e che alle volte lascia eh, quel dubbio che eh, restituire tutto entro una certa data senza oneri e sanzioni sia magari la scelta meno pericolosa, anche considerando il fatto che sopra certe cifre ci sono anche dei risvolti penali. Ma ho parlato Personalmente, con tanti imprenditori che non solo potrebbero certificare, ma che a seguito di quegli investimenti hanno nei loro stessi bilanci degli aumenti sostanziosi, hanno delle assunzioni fatte in virtù di quegli investimenti e che non vogliono sentirsi in un contraddittorio con lo Stato quando loro stessi si sono fidati dello Stato. Le sue parole sono di grande rassicurazione perché certificano il fatto che da ora in poi si va in una direzione diversa, dove si chiede magari un qualcosa in più all'imprenditore, ovvero di certificare il proprio pro progetto, ma si danno anche delle certezze. Da un lato garantiamo ai contribuenti che i soldi pubblici vengano spesi giustamente, sempre nel modo più corretto, ma, dall'altro, garantiamo agli imprenditori che, laddove raggiungono un beneficio e ne hanno diritto, questo non viene poi messo in discussione successivamente, perché è vero che sono imprenditori. È vero che sono esposti ai rischi, ma i rischi sono quelli che dovrebbero correre nel loro posizionamento sul mercato, a livello strategico, nella vendita dei propri prodotti o servizi. Non certo devono assumere un rischio nel rapporto con lo Stato, con la pubblica amministrazione. E quindi c'è bisogno, come spesso abbiamo detto, di uno Stato che sia più madre e meno matrigna. E in questa Situazioni io credo che le parole da Lei espresse, il lavoro portato avanti da Lei, dal suo ministero e da questo governo ci rassicurino in questa, in questa fase. Eh, capisco che quello che è accaduto precedentemente, appunto, eh, non è di facile gestione. Se eh, Lei avrà modo e situazioni utili a eh, riflettere su, quel, su quello che è rimasto diciamo, appeso negli anni passati potrebbe non essere eh, male provare a venire incontro il più possibile a questi imprenditori affinché possano appunto certificare quello che hanno fatto perché non si tratta ovviamente di riconoscere quello che non è dovuto ma si tratta di riconoscere quello che è un loro diritto. Comunque la ringrazio per le parole di chiarezza che ha dato e soprattutto per le iniziative che ha preso, che danno garanzie non solo agli imprenditori ma al Paese Italia. Grazie. Ringrazio sottosegretario Bidonci, passiamo all'interrogazione numero 3283 presentata dal deputato Testa e numero 3438 presentata dalla deputata Zanella che hanno oggetto iniziative di competenza per la tutela dei risparmiatori che hanno acquistato prodotti assicurativi dalla compagnia Eurovita Spa. Le interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, verranno eh, svolte congiuntamente il sottosegretario per le imprese e meditative Massimo Bidonci ha facoltà di rispondere, l'ascoltiamo. Grazie signor Presidente, eh, grazie agli onorevoli interroganti. Eh, Eurovita S.p.A. Eh, fa parte eh, dell'omonimo gruppo assicurativo controllato da Chiven Partnership per il fondo eh, di Private Equity, Fifth Chiven Fund. Negli ultimi anni l'Istituto di Vigilanza per l'assicurazione IVAS è eh, ripetutamente intervenuto nei confronti dell'impresa e della holding in relazione alle situazioni di solvibilità individuale del gruppo, nella determinazione delle riserve tecniche, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, nonché in materia di gestione dei rischi e dei controlli interni. La compagnia presenta una struttura degli impieghi nei confronti degli assicurati che si riflette sulla capacità di rispettare stabilmente il coefficiente patrimoniale di solvibilità. A tale volatilità si è coniugata una sovrastima dei fondi propri e una scorretta determinazione del requisito patrimoniale. Come è noto, nonostante le richieste di rafforzamento patrimoniale avanzate dall'IVAS, l'azionista di controllo CIVEN non ha provveduto. A partire dal terzo trimestre 2022, la capacità dell'impresa e del gruppo di far fronte agli impegni economici assunti si è ulteriormente deteriorata fino a condurre alla violazione del requisito patrimoniale di solvibilità di Eurovita Holding SPA e di Eurovita SPA. Stante la mancanza di adeguate misure di rafforzamento patrimoniale e di osservanza dei requisiti di solvibilità, il 31 gennaio scorso l'IVAS ha nominato un commissario per la gestione provvisoria, ravvisando ragioni di assoluta urgenza ai sensi dell'articolo 230 comma uno del codice delle assicurazioni private e sospendendo le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo di Eurovita Holding SPA e di Eurovita SPA con durata massima della gestione provvisoria fissata il 31 marzo 2023 come ricordo gli onorevoli interroganti, l'IVAS ha poi disposto con provvedimento del 6 febbraio scorso la sospensione temporanea delle facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita SPA, escludendo dalla misura i riscatti in anticipazione di cui alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 252 del 2005. Tale provvedimento è stato adottato con lo scopo di non compromettere irreversibilmente la situazione patrimoniale dell'impresa e ogni possibilità di risanamento della stessa, con conseguente grave pregiudizio per gli interessi degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. Considerate le valutazioni esposte e la previsione di gravi perdite patrimoniali, il Ministro per le Imprese Made in Italy ha disposto con decreto del 29 marzo 2023 l'amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo nei confronti di Eurovita Holding e Eurovita SPA ai sensi dell'articolo 231 e 275 del codice. A seguito di detto provvedimento l'Iva ha nominato il commissario per la gestione straordinaria di entrambe le società e i componenti del comitato di sorveglianza. Contestualmente, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dell'attività e di consentire una soluzione di mercato da parte degli organi di amministrazione straordinaria, l'IVAS ha prorogato sino al 30 giugno la sospensione dei riscatti dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati Eurovita SPA, disposta con provvedimento del 6 febbraio 2023. Rappresento che rispetto alla situazione di Eurovita, l'operato dell'IVAS e delle amministrazioni coinvolte è sicuramente volto alla ricerca di soluzioni finalizzate a conseguire nel minor tempo possibile e col minor disagio possibile la piena salvaguardia dei diritti degli assicurati e la stabilità del mercato assicurativo. Il MIPIT per quanto di competenza cosiderà a monitorare le situazioni in parola a tutela degli interessi interessati coinvolti. Ringrazio il Deputato Testa a facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego, lei la parola deputato Testa. Grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario Bitonci. Mi sembra di capire con chiarezza da, dalla sua esposizione che il 30 giugno prossimo, quindi tra, tra un mese circa, sapremo se le attività poste in essere stanno andando nella direzione giusta, ossia quella di di garantire e di salvaguardare sia il mondo assicurativo ma ancora di più il mondo dei, dei contraenti, dei privati risparmiatori che ad oggi sono molto preoccupati del, del futuro del, del loro investimento. Quindi eh, io sono certo che il Ministero, per quanto di sua competenza, continuerà a fare un'attività di monitoraggio e speriamo che l'attività di salvaguardia vada a buon fine, ripeto, perché potrebbe essere un danno irreversibile e molto grave per i contraenti e anche per la fiducia che hanno i contraenti e i privati nei confronti del mercato assicurativo. Grazie. Grazie a lei, deputato Testa. La deputata Zanella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Ma diversamente dal collega Costa, Presidente, non si tratta di essere soddisfatte quanto di essere veramente molto molto preoccupate e preoccupati perché sono quasi 400.000 i risparmiatori coinvolti nella vicenda Eurovita che vivono come è stato detto. Una situazione di massima allerta vista la decisione di sospendere temporaneamente la loro facoltà di riscattare le polizze vita ramo primo sottoscritte con la società, misura molto grave, paragonabile solo al congelamento dei depositi di una banca, tanto più se aggravata dall'approssimarsi. Del termine di scadenza del provvedimento, cioè il 30 giugno prossimo, domani, senza ancora le dovute garanzie di recupero integrale, perché mancano, dei circa 15,3 miliardi di euro di fondi investiti, di questo si tratta. I risparmiatori che hanno acquistato prodotti assicurativi da Eurovita rischiano a vario titolo la perdita parziale, se non totale, del capitale investito in caso di fallimento della compagnia. Come è noto, il fallimento di una società per legge fa venir meno l'obbligo da parte della stessa di restituire il 100% del capitale e di conseguenza viene rimborsato il controvalore della gestione che può essere inferiore rispetto al capitale versato anche a fronte di un portafoglio molto conservativo come quello delle polizze ramo primo. La tipologia di polizze interessate nella vicenda che per definizione garantendo capitale investono in asset che dovrebbero essere meno volatili. Una situazione aggravata soprattutto dal fatto che il rischio finanziario associato alla crisi di Eurovitta deriva principalmente dal rapido aumento dei tassi di interesse registrati negli ultimi mesi, aumenti che potrebbero portare ad una diminuzione dei prezzi dei titoli detenuti nei portafogli dei fondi e delle gestioni separate in proporzioni che dipendono ovviamente dalla durata dei titoli stessi. E per tali ragioni oggi sono in molti, anche supportati dal coinvolgimento tardivo delle associazioni a tutela dei consumatori, a scendere in campo e avviare tutte le iniziative legali del caso, compresa una class action verso banche, consulenti, intermediari che hanno collocato al pubblico le polizze Eurovita Spa. Molti di loro hanno già inviato i primi atti di costituzione, di messa in mora di tutti gli istituti bancari che hanno collocato al pubblico dei risparmiatori le polizze vita e hanno quindi responsabilità dirette verso i clienti ravvisando una mancata tutela, una un'omessa assistenza, una mancata informazione, diciamo pure il tradimento dell'obbligo informativo sul rischio che la società stava vivendo già, come detto dal collega, già dal 2022 e sull'imminente e poi puntualmente sopraggiunto blocco dei riscatti delle polizze. E la vicenda Eurovita è solo la punta dell'iceberg di un mercato, quello degli investimenti in polizze assicurative, appunto, caratterizzato da troppe zone d'ombra. Il governo e l'IVAS devono pertanto lavorare non solo per risolvere la situazione degli investitori coinvolti in questa vicenda, ma anche per ricreare le condizioni di fiducia del mercato. Al di là del caso specifico, il rischio è quello di una crisi di fiducia da parte dei risparmiatori che potrebbe determinare un effetto domino nel settore degli investimenti e del risparmio. A preoccupare in particolare ciò che l'affaire Eurovita rappresenta, Cucure. chiudo, ossia il sistema di polizze agganciate a investimenti azionari e, spe e speculazioni sui mercati, spesso poco trasparente per gli investitori. Quindi ci raccomandiamo al governo massima attenzione e massima celerità sulla presa di decisioni utile non soltanto a questo caso ma al mercato del risparmio in generale. Grazie presidente. Grazie, grazie a lei deputata Anselmi. Passiamo all'interrogazione numero 3434 presentata dai deputati Dori a oggetto tempistiche di attuazione delle disposizioni relative ai centri per la giustizia riparativa. Il sottosegno per la giustizia del Masso delle Vedove ha facoltà di rispondere. Le lasciamo la parola, prego. Grazie Presidente. Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'interrogante evidenziata l'importanza della cosiddetta giustizia riparativa avanza questi circa le tempistiche di attuazione con particolare riferimento ai centri per la giustizia riparativa. È noto che con decreto legislativo del 10 ottobre 2022 numero 150 è stato introdotto nel nostro ordinamento il sistema della cosiddetta giustizia riparativa, mirante come dire, a riparare l'offesa o a sanare a volte l'offesa procurata a mezzo dell'illecito penale dall'autore della stessa in danno della vittima del reato. Tale, tale mh, forma di giustizia alternativa a quella tradizionale si basa sul dialogo tra vittima eh, e, eh, um, e autore dell'offesa, dialogo mediato da un terzo imparziale. Il sistema proprio per questo prevede la creazione eh, di un sistema organico e strutturato inserito nell'organizzazione dello Stato che offra servizi di giustizia riparativa. La forma di riparazione dell'offesa prodotta dal reato ottenuta, al termine dello svolgimento di un programma di giustizia riparativo dall'esito soddisfacente risulta perciò atta per i reati perseguibili a, querea, a querela e quindi rimettibile a prevenire il ricorso alla giustizia penale stessa e comunque per ogni tipologia di reato di innestarsi nel procedimento penale attraverso una serie di istituti di natura sostanziale e processuale, nonché nella fase dell'esecuzione della pena ed altresì, protendendosi oltre la medesima. L'intervento normativo vede il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici, sia a livello nazionale sia a livello locale, come precisato dallo stesso onorevole interrogante, con lo scopo di soddisfare due precisi criteri ovvero che siano titolari del servizio strutture pubbliche facenti capo agli enti locali, nonché la disponibilità dei servizi di giustizia riparativa sull'intero territorio nazionale. Il Ministero della Giustizia risulta in questo assetto il soggetto competente a coordinare i servizi di giustizia riparativa sul territorio nazionale, programmando le risorse da investire e proponendo i LEP, livelli essenziali delle prestazioni, e monitorando evidentemente che i LEP vengano mantenuti. Per assolvere tale funzione il Ministero si avvale di un organo ad hoc, la Conferenza Nazionale per la Giustizia Riparativa, in cui siedono i rappresentanti delle 20 regioni, delle due province autonome, un sindaco, un suo delegato per ciascuna regione e provincia autonoma, designato dall'Anci, e un rappresentante delle casse per le ammende, insieme a sei esperti con funzione di consulenza tecnico-scientifica. La determinazione effettiva dei LEP invece ricade sulla conferenza unificata Stato-autonomie locali. Quanto quindi alla scelta degli enti locali a cui è affidato il compito di istituire i centri per la giustizia riparativa e di organizzare i relativi servizi, si è scelto di affidare ad un organo ad hoc, già eh, peraltro precisato dall'onorevole interrogante, la conferenza locale per la giustizia riparativa, il COE che ha compito peraltro di provvedere in tal senso alla organizzazione degli uffici. È prevista l'istituzione di una conferenza locale per ciascun distretto della Corte d'Appello con la funzione di individuare all'interno del distretto gli enti locali eh, appositi. Alla conferenza alla conferenza, convocata e coordinata dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato, partecipano un rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante delle regioni o province autonome e un rappresentante delle province o città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte d'Appello, un rappresentante per ogni comune, ricompreso nel distretto che sia sede degli uffici giudiziari o presso il quale siano in atto esperienze di giustizia riparativa e la stessa è presieduta dal Presidente della Regione la provincia autonoma. Una dettagliata disciplina è poi dedicata alle forme e ai criteri in cui la conferenza deve attenersi nell'individuazione degli enti locali a cui affidare l'istituzione dei centri per la giustizia riparativa e l'organizzazione dei relativi servizi. Il potere di vigilanza del Ministero della Giustizia sull'intero sistema della giustizia riparativa si estrinseca nel potere di richiedere in qualunque momento informazione sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa da valutarsi ai fini della determinazione che lo stesso Ministero andrà ad assumere circa l'individuazione della quota aspettante agli enti locali per il funzionamento dei centri per la giustizia riparativa nonché per la organizzazione e la prestazione dei servizi essenziali. Si prevede... Altresì la possibilità che le Regioni e gli altri enti locali indicati nell'articolo 63, nonché la Cassa delle Mende, possano contribuire con risorse proprie nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci. Si prevede infine che, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti locali tenga conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dello stesso ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa. Esiste poi una necessità che è stata evidenziata da più attori, che è quella di salvaguardare il patrimonio di esperienze di servizi qualificati esistenti già in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e eh, conformi agli standard eh, europei e internazionali e quindi allineati alla, eh, a gran parte delle disposizioni del decreto eh, citato sulla giustizia riparativa. 嗯。Um La, la possibilità di cooperare con eh, tali ehm, enti già esistenti sul territorio è stata disciplinata dagli articoli 92 e 93 del decreto. Il primo articolo, in particolare, è dedicato ai servizi di giustizia riparativa esistenti. Si prevede che la Conferenza locale per la giustizia riparativa entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso provveda alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati e convenzionati con il Ministero della Giustizia, ovvero che operano in virtù di protocolli esistenti con gli uffici giudiziari territoriali o altri soggetti pubblici e che vengano valutati secondo i criteri indicati nella stessa norma e che venga redatto un elenco da cui attingeranno gli enti locali per la prima apertura dei centri per la giustizia riparativa. L'entrata in vigore del complesso normativo sinora descritto originariamente era prevista per il primo novembre del 2022 ed è stata differita eh, per effetto della previsione dell'articolo 6 del decreto legge del 31 ottobre 2022 numero 162 al 30 dicembre per la riscontrata necessità di approntare misure eh, attuative adeguate a garantire un ottimale impatto sulla riforma dell'organizzazione degli uffici. Come noto, con legge 199 del 3012-2022 è stato poi convertito il, il citato decreto legge. Nella legge di conversione, a mezzo dell'articolo 5.9, si è stato altresì aggiunto un comma 2 bis dell'articolo 92 del decreto legislativo 150-2022 dettante disposizioni transitorie in, in materia di giustizia riparativa quanto ai servizi esistenti. Con tale intervento è stato previsto che le plurime disposizioni del decreto legislativo 150-2022 regolanti il delicato direi innesto del sistema organico della giustizia riparativa nel diritto penale sostanziale, nel procedimento penale, nella fase di esecuzione della pena, nel procedimento penale minorile, nonché nella fase dell'esecuzione della pena per i, minor i minorenni, vedranno differita la loro entrata in vigore al momento dello spirare del termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire al primo luglio del 2023. È evidente che le norme presuppongono per la loro effettiva applicazione l'intervenuta organizzazione dei servizi per la giustizia riparativa, nonché la costituzione dei centri pubblici idonei a somministrare i relativi programmi, il cui esito riparativo è atto ad incidere. Notevolmente sulle valutazioni processuali connesse e di tutta evidenza che prima della individuazione e costituzione dei centri in questione richiesti opportunamente dall'onorevole interrogante nonché dell'avvio della procedura eh, necessaria di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della Giustizia gli effetti processuali di nuovo conio non potranno esplicarsi. Il principio che l'innesto processuale del sistema della giustizia riparativa presupponga l'operatività a regime della struttura amministrativa di supporto era invero già desumibile e traduceva dall'interpretazione eh, della previsione dell'articolo 129 bis, comma 1, codice di procedura penale di nuova introduzione, il quale fa espresso riferimento nel disciplinare il procedimento di invio da parte del giudice al sistema dei centri di nuova istituzione eh, eh, del decreto, come le strutture pubbliche di cui è il capo quinto, sezione seconda, cui competono le attività necessarie nell'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. Il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno esplicitare eh, 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 tale principio già desumibile, come dicevamo prima, da, in via interpretativa dell'articolo 129 bis, comma primo, nuovo formulazione del codice di procedura penale, allo scopo di assicurare che l'innesto processuale come descritto avvenga solamente nell'ambito delle strutture pubbliche assistite dalle garanzie introdotte dalla riforma. Il differimento è stato pertanto temporalmente contenuto in un lasso di tempo sufficiente al solo fine indicato e tale da permettere in ogni caso di mantenere gli impegni in relazione al PNRR. Di tal che evidentemente l'interrogazione richiama ad un problema reale di organizzazione degli uffici, di accreditamento dei centri per la giustizia riparativa e soprattutto di coinvolgimento dei vari livelli degli enti locali e, eh, ehm, al fine di erogare un sistema di giustizia riparativa che sia di vero supporto alla, uh, uh, alla giustizia e di qualità che non può che venire per il tramite delle interlocuzioni con le varie conferenze dei servizi preso atto però della, uh, uh, come dire, uh, de della mappa dei servizi esistenti che potranno essere utilmente innestati all'interno della riforma della cosiddetta giustizia riparativa. Grazie, sottosegretario del Mastro delle Vedove. Il deputato Dori ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. A lei la parola. Sì, grazie presidente. Eh, con questa interrogazione ho posto il tema della giustizia riparativa una vera e propria rivoluzione e come tutte le rivoluzioni hanno bisogno di tempo e questo è assolutamente eh, legittimo, l'importante ed è quello che è stato detto poco fa eh, dal sottosegretario che qualche passo si sta compiendo in avanti eh, del resto la giustizia riparativa come ribadisco continuamente davvero è un modello di giustizia fondato sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro. Um, è una rivoluzione non solo giuridica ma anche culturale perché introduce davvero una dialettica che mette al centro la vittima del reato. In questo caso vittima e autore del fatto penalmente rilevante partecipano attivamente, chiaramente con il presupposto che sia un consenso libero, volontario, alla risoluzione proprio delle questioni provocate dal fatto, mediante l'aiuto di un mediatore terzo e imparziale e l'articolo 43 del citato decreto legislativo 150 del 2022 ha anche elencato alcuni dei principi cardine della giustizia riparativa. Tra questi ci sono appunto la partecipazione attiva e volontaria, il coinvolgimento, il possibile coinvolgimento della comunità il consenso alla partecipazione e l'indipendenza dei mediatori, la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti e infatti nel caso specifico l'articolo 59 che parla proprio di formazione. Nello specifico oggi ho posto con questa interrogazione il tema dei centri di giustizia riparativa, quindi l'articolo eh, 63. Ed effettivamente ci rendiamo conto come il, ehm, tutto il sistema è particolarmente complesso se consideriamo che sono coinvolti non solo il Ministero, ma le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e soprattutto, come è stato correttamente evidenziato poco fa, eh, poi va eh, tutto questo sistema innestato anche in tutte le varie procedure. Eh, quindi, questo è davvero un sistema eh, complesso. Eh, la cosa importante è Ricordarci sempre che la giustizia riparativa, a differenza di quanto purtroppo ancora tanti oggi eh, continuano a ripetere, non è una scorciatoia, non è una fuga dalle proprie responsabilità, ma anzi è vero il contrario, perché è uno strumento privilegiato per consentire all'autore del fatto penalmente rilevante proprio di guardare direttamente negli occhi le ferite che ha prodotto. Quindi diciamo che è il primo passo verso una piena consapevolezza del dolore che è stato provocato. Quindi diciamo che la eh, con la giustizia riparativa si comprende che giustizia è fatta non solo con la punizione del colpevole ma anche con la riparazione proprio dell'offesa arrecata. Quindi sostanzialmente colgo chiaramente positivamente quanto manifestato dal Ministero poco fa. Vuol dire che è un percorso che sta andando avanti, è un percorso non facile, che va accompagnato e sicuramente serviranno probabilmente nella prossima legge di bilancio, cominciamo già a pensarci, anche fondi perché eh, lì eh, davvero serve eh, anche delle, delle risorse non indifferenti. E ecco, la cosa importante però sarebbe già determinare un cronoprogramma preciso, con dei tempi certi, in modo da capire effettivamente anche se ci sono, possono esserci a un certo punto magari dei, dei ritardi. Oppure, ecco, quindi questo secondo me è uno stimolo che lancio al Ministero e quindi sarà mio compito ecco, continuare a pungolare, ma in senso positivo, per vedere e di riuscire a portare a compimento questa rivoluzione per la giustizia penale. Grazie. Grazie a lei, deputato Dori. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 15. La seduta è sospesa.